Eccoci qui, benvenuti e buonasera e bentornati al secondo appuntamento di Venice in Question, il seminario di ricerca sulla storia di Venezia. Ti ricordo cos'è questo spazio, uno spazio pensato per presentare nuovi progetti di ricerca sulla storia di Venezia e parlare anche di nuove pubblicazioni e di riflettere anche un po' con studiosi ormai affermati nel campo. E approfitto soprattutto per indicare anche quelle che sono le modalità di intervento per qualora qualcuno volesse intervenire durante il seminario. Per chi ci sta seguendo dalla pagina Facebook della Deputazione di Storia Patria delle Venezie può lasciare un commento nella colonna in basso, mentre per chi ci sta seguendo dal canale YouTube della Deputazione di Storia Patria delle Venezie può lasciare un commento sulla colonna a sinistra. E sostanzialmente però per fare un commento nella colonna sinistra dovete avere un indirizzo Gmail. Qualora invece vogliate intervenire, e a noi farebbe anche più piacere direttamente in cam con noi, mandate un messaggio all'indirizzo che leggete in sovraimpressione sullo schermo e il nostro tecnico vi manderà direttamente un link di accesso per intervenire e dialogare con noi, anche solo per porre una riflessione e condividerla con tutto il pubblico. Approfitto innanzitutto per ringraziare il dottor Caro Tenuto dell'Università di Oxford, dottorando all'Università di Oxford, che è qui con noi per presentare e parlarci un po' del suo progetto di ricerca. È stato allievo ordinario della Scuola Normale Superiore di Pisa ed è uno che si occupa sostanzialmente di storia di Venezia del 300, in particolare una di quelle figure ad oggi un po' in estinzione, ovvero storico dell'economia veneziana. Del Medioevo. Ci parlerà di mercanti, di network mercantili, ma anche di reti di navigazione. E a tal proposito, quindi, come qualcuno avrà già immaginato dal titolo del suo intervento, Caro Tenuto ci parlerà anche un po' di quella che è la base un po' della sua ricerca di dottorato. Una ricerca di dottorato che ovviamente ha delle radici storiografiche molto solide e che per tale ragione vorrei anche chiedere e approfittare già per chiedere, insomma, dove in particolare ha pensato, da quale punto ha pensato di partire per da qui creare e aprire nuovi indirizzi di ricerca. Prego, Nicola. Ringrazio il dottor Di Bello sia per l'organizzazione del seminario sia per avermi invitato. E nel rispondere alla sua domanda affronterò due temi diversi, cioè da un lato le fondamenta, diciamo, storiografiche del mio lavoro e dall'altro qual è l'oggetto del mio lavoro, cosa si intende, perché il seminario è stato intitolato Non sono Mube. Per quanto riguarda le origini storiografiche del mio lavoro, principalmente il mio lavoro affonda le sue radici nelle opere di Gino Luzzatto e di Friedrich Lane. Entrambi hanno avuto modo di riflettere in maniera diversa, in tempi diversi, sul significato delle navi private, di quella che Luzzatto chiamava navigazione di linea e navigazione privata nel Medioevo, navigazione libera nel Medioevo, e si sono interrogati su quali fossero le tipologie tanto delle navi, tanto in senso tecnico, quanto invece a livello concettuale. Come potesse essere categorizzato il naviglio veneziano alla luce di quelle che era sia il linguaggio delle fonti, sia l'analisi che poteva essere effettuata diciamo, a posteriori dallo storico per cercare di categorizzare il naviglio. Le riflessioni di Gino Luzzatto, appunto, su questo tema, che sono principiate in un articolo inizialmente pubblicato su una rivista e poi ripubblicato negli studi di storia economica veneziana, intitolato appunto Navigazione di linea. Navigazione libera nella città marinara del Medioevo, sono stati poi anche ripresi da Luzzatto successivamente nella storia economica di Venezia, e anche in quell'occasione egli si interrogava su quali fossero le tipologie di navigazione a Venezia. Una parziale risposta a questa domanda è arrivata dagli studi di Lane, che hanno proposto una categorizzazione complessa e articolata della navigazione veneziana. Secondo quello, una costruzione naturalmente effettuata, esposta allo storico, dallo storico americano, che ha proposto sostanzialmente di individuare cinque diversi tipi di navigazione, che sostanzialmente si possono ricondurre a tre grandi tipologie, che sono appunto la navigazione pubblica, la navigazione semipubblica e la navigazione privata. Ora, questa suddivisione è estremamente interessante,
perché ci consente di riflettere sull'articolazione, un'articolazione complessa del sistema commerciale Venezia. Cosa si intende per navigazione pubblica? Ecco, navigazione pubblica in realtà fa riferimento a tipologie diverse di navigazione. Da un lato naturalmente vi sono le imbarcazioni che possono essere di proprietà direttamente dello Stato e armate dallo Stato, questo è chiaro soprattutto nel caso delle imbarcazioni usate per la guerra, ci sono delle bellissime rappresentazioni di galee, le vedrete nella battaglia di San Salvatore dipinta da Spinello Aretino a Siena, questo tipo di navigazione, diciamo il tipo di navigazione cosiddetta emergenziale potremmo dire, si può, a questo tipo di navigazione si può anche aggiungere quella che era naturalmente il reperimento di grano, soprattutto in tempo di scarsità, quando appunto si verificavano periodicamente delle carestie, per cui lo Stato armava delle imbarcazioni, succede nel 1300, succede negli anni 40, più ripresa del 300, anche in questo caso lo Stato armava direttamente delle imbarcazioni che poi venivano inviate alla ricerca di grano. L'altro tipo più celebre di navigazione pubblica su cui sono state scritte moltissime opere sono le mude. Qui chiaramente, visto anche il pubblico, non credo di dover spiegare cosa siano. Si tratta essenzialmente di imbarcazioni pubbliche che venivano però messe all'asta e questo quindi consentiva una proprietà pubblica ma di fatto un affitto a privati che quindi ne faceva sia un sistema pubblico perché vincolato a un calendario molto stretto ma comunque in cui vi era una compenetrazione tra appunto l'attività dei privati e il pubblico. Sempre assimilabile sostanzialmente alle mude, che erano questi grandi convogli di galee che si muovevano con il Mediterraneo, pian piano si affermano un cosiddetto convoglio della rata, cioè una serie di imbarcazioni che vanno in appoggio alla muda, che possono essere anche cocche, che sostanzialmente, pur avendo alcune caratteristiche differenti, comunque hanno sostanzialmente lo stesso calendario della muda, quindi seguono il medesimo calendario. Questo per quanto riguarda la navigazione pubblica. Con la navigazione semipubblica, invece, che da lei viene distinta in viaggi, sostanzialmente in viaggi regolati, viaggi secondo licenza, a seconda del grado di libertà che veniva concesso agli armatori privati da parte dello Stato, con navigazione semipubblica si può definire un tipo di navigazione nella quale le navi sono di proprietà privata, ma sono vincolate da uno stretto calendario stabilito dallo Stato. L'esempio perfetto che viene fatto di questo tipo di navigazione è essenzialmente costituito dalla cosiddetta muda dei cotoni. Ora in realtà non è propriamente una muda, nel senso che le navi non sono messe all'incanto dallo Stato, ma sono navi di proprietà privata che vengono usate da operatori privati, però secondo un calendario che quando si perfeziona prevede due partenze per raccogliere un singolo materiale che è il cotone in un'area ben definita che è il Mediterraneo orientale, sostanzialmente la costa siriano-egiziana e comprendente anche Cipro. L'ultimo stadio, per così dire, è invece la navigazione privata. Su questo si sono scatenati infiniti dibattiti, chiaramente la questione non la risolveremo certo oggi, ma in realtà Lane parla di navigazione privata, definisce free voyaging, un'espressione che ricalca proprio l'espressione iniziata. È certo che esiste comunque una navigazione privata secondo ordo, quindi una navigazione privata che comunque è vincolata al reperimento, ipotesi di un singolo materiale come può essere il sale, che viene comprato a un certo prezzo dallo Stato, ma comunque si può definire una navigazione privata, nel senso che viene effettuata con navi private, da privati, secondo un calendario molto meno stringente rispetto sia alla navigazione pubblica che alla navigazione semipubblica. E infine c'è un tipo di navigazione che si può definire privata, nel senso non che questa non fosse minimamente vincolata alle istituzioni veneziane, ma nel senso che questa si muoveva lungo itinerari che spesso non soggiacevano alla complessa serie di normative che invece regolavano gli altri tipi di navigazione. Per cui sostanzialmente si può ricade in questa categoria la navigazione di cabotaggio che avveniva tanto sulla costa istriano, tanto su quello che oggi è il versante croato, tanto su quello che è oggi invece il versante italiano, il Adriatico, e anche la navigazione che, sebbene in teoria illegale, muoveva direttamente tra le due parti dell'Adriatico. Questa suddivisione tra pubblico, semipubblico e privato è una divisione sicuramente interessante, però chiaramente è una divisione fatta a posteriori dalla storiografia.
che divisione operano le fonti? Allora, appunto, ho avuto modo di discuterne in varie occasioni. Il termine che compare è naviglio armato e naviglio disarmato. La prima menzione che sono riuscito a rinvenire del naviglio disarmato risale al 1307, del naviglio disarmato, ma visto che i misti del Senato sono andati bruciati, è possibile che ci siano, possono menzioni anche precedenti. Non, la prima attestata in una rubrica dei misti del Senato editi da Giomo è del 1307. Cosa si intende con naviglio armato e naviglio disarmato? Ecco, al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, non si intende una nave che non avesse armati. La soglia di armati che secondo lei identifica naviglio armato rispetto a naviglio disarmato è almeno 60 armati, che è un numero comunque diciamo piuttosto notevole. Armati che in alcuni casi potevano essere gli stessi marinai, in altri casi invece ai marinai si aggiungeva un contingente di balestieri che poteva essere anche determinato dal Senato direttamente in relazione al numero di marinai, per cui in alcuni casi si arriva addirittura a stabilire 3 o 2 balestrieri ogni decina di marinai, quindi un numero diciamo anche consistente. Per cui quello sostanzialmente le fonti distinguono naviglio armato e naviglio disarmato, e siccome naviglio armato in moltissimi, nella quasi totalità dei casi, identifica le mude o la navigazione di navi armate direttamente dallo Stato, si può definire naviglio disarmato sostanzialmente tutto quello che non ricade in questa categoria, cioè quello che sostanzialmente è navigazione semipubblica e la navigazione cosiddetta privata, quella categorizzata da lei. Questo per essere filologici nel linguaggio delle fonti. Infine, un'ultima distinzione è quella che viene effettuata da un punto di vista veramente nautico tra navi lunghe e navi tonde. È una suddivisione che dipende sostanzialmente dalle caratteristiche tecniche della nave, che portano soprattutto nel 300 allo sviluppo e all'influenza delle navi tonde, in particolare della cocca, che sostanzialmente viene poi invece sostituita a fine 300 dalla caracca, e sostanzialmente le navi tonde si caratterizzano da dei bordi piuttosto alti e da due casseri, uno o due casseri comunque, che danno l'impressione proprio di una nave che si eleva sopra il livello del mare. Per avere un'idea della suddivisione tra i due, potete vedere un celebre dipinto di Carpaccio che rappresenta degli ex voti di navi, e benché ne salga all'inizio del 500 si vede chiaramente come la differenza tra una nave lunga e una nave tonda. Le tipologie di navi non sono più quelle trecentesche, però questa dicotomia tra navi tonde e navi lunghe nelle quali ricadono, per dire, il Panfilo e la Galea, è piuttosto evidente. Quindi queste sono grosso modo le divisioni che si possono, come si può descrivere il naviglio, sulla base di il linguaggio delle fonti, quello che ha esaminato, quello che ha proposto la storiografia, e la suddivisione nautica tecnica della nave. Ecco, ma a tal proposito, proprio in riferimento alla storiografia, quanto ha pesato in realtà il mito un po' di uno stato veneziano onnipresente e onnisciente sul dar peso, appunto, se non quasi totale protagonismo, alle mude rispetto a tutto il resto e il resto della parte, tutta l'altra navigazione che di fatto c'era, probabilmente era anche numericamente almeno maggiore, ma appare poco, sappiamo noi da questo punto di vista. Allora, sì, sono assolutamente d'accordo sul fatto che molto di questo, di come noi immaginiamo il sistema commerciale veneziano del Medioevo, non solo del 300, deriva dal mito che ci è stato tramandato dalle scritture veneziane. L'idea dei commerci a lunga distanza come fonte della ricchezza di Venezia è un leitmotiv talmente antico che lo ritroviamo già nelle Histoire de Venise del Dacanal, nel quale vediamo proprio questa descrizione delle merci che giungono da ogni parte del mondo a Venezia e scorrono come fiumi. E insomma, noi siamo stati dominati da immagini di Marco Polo che dominano insomma tutta la... Il 300 veneziano, quando in realtà, cioè, ci sono due parti del mito. Cioè, da una parte c'è l'idea del fatto che il commercio di lungo raggio sia la fonte principale di ricchezza di Venezia. Questo è stato tramandato, un elemento del mito di Venezia, un elemento che si è rinforzato con una storiografia che ha voluto vedere proprio nel commercio a lunga distanza il fattore scatenante dello sviluppo, diciamo, occidentale. Questa è una storiografia molto antica e che non è solo veneziana. E l'altro côté
Invece il problema è quello delle autorità veneziane, che hanno proiettato di sé l'immagine, naturalmente, di essere perfettamente in grado di controllare tutti i commerci. Ora, se consideriamo il fatto che più o meno ogni anno veniva rinnovata qualche legislazione contro il contrabbando, e consideriamo il numero di traffici che sfuggivano, è interessante notare, ecco, per dire, che solamente limitandosi alle grazie, sono stati censiti per il 318.000 provvedimenti di grazia, in gran parte riferibili a contrabbandi. E questo è un elemento molto interessante e ci dice molto su come dovessero avvenire in realtà i commerci veneziani. È ovvio che, cioè, anche l'ultimo lato, diciamo, del problema è chiaramente la sopravvivenza delle fonti, perché mentre è facile recuperare gli incanti delle galee, ormai sono stati efficacemente studiati da Stoeckli, ma si trovano agevolmente scritti in una bellissima grafia nei misti del Senato, che almeno negli anni 30 ci sono traditi, invece è chiaro che recuperare qualche menzione del naviglio privato implica invece andare alla ricerca di materiale che o si è conservato in modalità fortuita, come sono appunto i dossier dei procuratori di San Marco, che costituiscono il nervo della mia ricerca, oppure andando alla ricerca di tutto quello che sfida, tra virgolette, le leggi esistenti, tra cui il contrabbando, le concessioni di grazie, i processi che vengono intentati nelle varie cause, petizioni e forestie con competenza in materia commerciale, e chiaramente andare alla ricerca nelle deliberazioni ufficiali di quelli che possono, assieme naturalmente ai testi di commemoriali, di quelle che possono essere tutte quelle forme di commercio, tra virgolette, non pubblico, che sfuggono all'immagine che noi abbiamo, che è stata determinata dalle fonti che ci sono state edite, perché naturalmente è molto difficile quantificare il naviglio privato, e allo stesso modo da il mito e una storiografia che ha voluto vedere nei commerci di lungo corso la causa principale dello sviluppo del mondo medievale. Quando invece il traffico di cabotaggio ha una dimensione fondamentale nell'economia veneziana. Chiunque legga le grazie o i commemoriali si può rendere agevolmente conto di quanto fossero attivi questi traffici. Per cui sì, sicuramente sì, ha avuto un ruolo molto importante il mito che, come al solito, in molti ambiti Venezia è riuscita a promuovere di sé, ma che in realtà si rivela ad un'analisi più attenta delle fonti un mito. Ecco, proprio a proposito di analisi delle fonti, hai parlato anche di filologia, hai ovviamente una formazione fortemente filologica venendo appunto dalla Normale di Pisa, ma attualmente come sei riuscito a contestualizzare e a far incrociare un po' anche quella che è la storiografia dei Mediterranean Studies in UK, per esempio? Quindi mi chiedevo, a livello anche di incontro fra le due storiografie, come sei riuscito a in qualche maniera a rendere anche meglio il progetto e a riuscire a lavorare su entrambi i fronti. Da una parte un lavoro molto attento all'analisi delle fonti, dall'altra immagino un approccio molto più teoretico alla problematica. Sì, la scelta di studiare in Inghilterra è stata una scelta consapevole nel voler abbandonare un campo che fosse meramente filologico, per invece confrontarmi con le sfide concettuali che sono uno dei cardini del sistema universitario britannico. Adattarsi naturalmente al sistema britannico per un italiano, poi con grande formazione filologica quasi ossessiva della scuola normale, è sicuramente complesso, ma permette secondo me di vedere entrambi i lati del problema. Ecco, io credo in particolare quello che mi ha sempre affascinato è la visione del Mediterraneo che emerge dal volume The Corrupting City of Wood and Pulse, perché in quel volume si vede chiaramente una descrizione del Mediterraneo non più come mare unitario, ma come una somma distinta di distese d'acqua che certamente avevano delle connessioni, certamente avevano delle connessioni locali, ma che non erano dominate solamente da diciamo delle linee rette che collegavano Venezia a Ragusa, a Modone, a Costantinopoli, a Tana. Noi non dobbiamo immaginare il commercio veneziano così. Se fosse possibile fare una geolocalizzazione di tutti i tragitti delle barche che si mossero nel 300 a Venezia, l'immagine che ne avremmo sarebbe come quella che ci danno i portolani,
un'enorme importanza dei pileggi, cioè dei collegamenti a beveraggio all'interno del Mediterraneo. E diciamo l'aspetto, il secondo aspetto che io ho trovato molto stimolante nella storiografia più recente riguardo al Mediterraneo è il ruolo svolto dalle isole come tessuto connettivo. La storiografia veneziana si è interrogata molto sul ruolo svolto dalle isole nel Mediterraneo orientale, ma anche il Mediterraneo occidentale ha svolto un ruolo molto importante per, diciamo, anche le isole del Mediterraneo occidentale hanno svolto un ruolo molto importante nel commercio veneziano. La presenza veneziana in Sicilia è un fatto noto che è stato studiato più per il 400 che per il 300, ma che rivela dei dati molto interessanti, così come la presenza di veneziani nel Maiorca, nelle Baleari, nell'arcipelago delle Baleari, che è estremamente affascinante perché ci consente di misurare lo sfruttamento delle isole da parte dei veneziani come punti di ancoraggio tanto del navigo disarmato quanto poi della muda, perché essenzialmente vediamo come le isole vengano usate da Venezia come punti di ancoraggio fondamentali per l'articolazione tanto della formazione, diciamo, tanto dei domini veneziani, tanto come punti di ancoraggio commerciali fondamentali per la navigazione pubblica e per la navigazione privata allo stesso modo. Quindi questo è un dato molto interessante, cioè che ruolo hanno svolto le isole all'interno dei commerci veneziani. Ecco, è estremamente affascinante secondo me questo tema, perché ci consente di coniugare davvero le ricerche più recenti che sono state fatte sulle isole come tessuto connettivo con le ricerche su Venezia, quindi di rimmaginare la navigazione, diciamo, noi abbiamo avuto spesso questo ritratto della navigazione veneziana come, diciamo, identica alle mude, la navigazione veneziana uguale a mude. E in questo senso Venezia costituiva un'eccezione rispetto al caso genovese. Invece, quando noi immaginiamo il sistema commerciale, il sistema commerciale di Venezia come molto più articolato, dominato da tipi diversi di naviglio, noi possiamo far uscire il caso di Venezia da un isolamento nel quale si è autoinflitto, secondo me, e invece porre Venezia in dialogo con altre realtà. In maniera un po' provocatoria mi permetto di dire che i tre tipi di navigazione che sono stati proposti da Lane ricalcano molto da vicino la descrizione della navigazione genovese che è stata fatta da Giovanni Pettibaldi nel volume edito nel 2016 intitolato Navigazione istituzionale e navigazione privata nel Mediterraneo medievale. Ed è estremamente affascinante, secondo me, vedere Venezia da una prospettiva diversa. Questo, secondo me, è... E proprio il riferimento, hai già citato il Mediterraneo occidentale, infatti approfitterei per chiederti un'idea un po', ovviamente in linea molto generale, senza voler istigare eventuali elenchi chilometrici, ma anche un'idea un po' di quali merci e quali porti erano maggiormente frequentati, insomma, in questo lato di mare che effettivamente si trovano pochi lavori, tranne qualcuno che ovviamente possiamo citare anche dopo, però ecco, da questo punto di vista magari per il 300 potrebbe essere interessante capire esattamente cosa c'è. Sì, io trovo le considerazioni sul Mediterraneo occidentale estremamente affascinanti perché ci consentono di retrodatare un fenomeno che è quello della presenza veneziana nel Mediterraneo occidentale anche a prima del 400. È stato visto spesso in parallelo come un avvenimento che accade a causa dello sviluppo della muda verso le Fiandre, invece i due eventi avvengono quasi in parallelo, cioè i veneziani, non bisogna dimenticarsi che uno dei primi documenti riguardo a un veneziano all'estero sostanzialmente è costituito da un veneziano che si trovava nelle acque di Pisa, probabilmente diretto in Provenza. Ed è l'inventario di Graziano Gradenigo, è in questo senso molto interessante. Ma per venire sempre alle considerazioni che si diceva, è interessante notare come prima di tutto i veneziani fossero ben presenti in Puglia e dalla Puglia lo sfruttamento del Regnum consentiva sostanzialmente ai veneziani di muoversi agevolmente sfruttando sempre il tessuto connettivo delle isole, quindi in primo luogo la Sicilia, per poi muoversi tanto verso la Francia, tanto verso la Spagna, che è un argomento molto interessante perché
ho fatto una prima analisi della presenza dei veneziani nei datini e ci sono 520, finora ho reperito 526 lettere scritte da veneziani nel datini, che si riferiscono quasi a una cinquantina di diversi personaggi, che erano localizzati a Valenza, a Maiorca, ed è estremamente affascinante notare come la Spagna fosse uno dei punti di ancoraggio di questi traffici. Ecco, per quanto riguarda i prodotti, ecco, anche qui mi sembra molto interessante riflettere sulla varietà dei prodotti che vengono commerciati tra Oriente e Occidente. Noi ci siamo spesso focalizzati su quello che le fonti definiscono avere sottile. Invece il ruolo giocato dalle mercazioni grosse è, a mio parere, altrettanto, se non insomma, della stessa importanza, forse anche solo per motivi di carico, perché non dobbiamo scordarci che metà circa del carico totale era costituito da zavorra, per cui sostanzialmente metà della capacità della nave era costituito da materiale inerte, che quindi erano merci pesanti e sono regolate fin dagli statuti zero. Per cui quello che emerge, per dire, per quanto riguarda la Spagna, è l'importazione di lana. È un tema che è già stato affrontato da Mozzotto, ma è molto interessante perché ci consente di riflettere sul commercio di materiale tessile e di tutto quello che era connesso al materiale tessile, perché non dobbiamo dimenticare che sia il materiale tintorio sia i mordenti che poi servivano per i materiali tintorio e i fissanti giocavano un ruolo fondamentale, hanno giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo di quelle che sono definite proto-industrie nel Medioevo. Per cui, per dire, l'importazione di guado, l'importazione di grana che avvenivano in quantità davvero colossali dalla Spagna. Io ho provato a analizzare i contratti di assicurazione che si trovano nei datini per navi che si muovono lungo il tragitto, diciamo, sostanzialmente baleare o comunque Spagna-Venezia, e si vede per esempio l'importanza del cuoio, l'importanza del pellame, l'importanza di tutto quello, una serie di materiali, tutto quello che oggi definiremmo abbigliamento. Quindi, da un lato c'è questo tipo di importazione, poi c'è l'importazione di cibo, che è un tema molto interessante, che per Venezia è stato ha finalmente avuto una sua trattazione con il volume di Fabien Fauchon e che, insomma, auspico davvero possa avere anche un'ulteriore trattazione. E per esempio l'importazione di olio ci consente di misurare quanto il commercio di Venezia, cioè quanto l'importazione di merci grosse fosse funzionale tanto all'approvvigionamento della città, perché l'olio chiaramente ha servito per le necessità alimentari, tanto per la produzione di sapone, che richiedeva quantità colossali di olio, l'esempio di Vendramin è piuttosto celebre. Per cui, in questo senso, il ruolo giocato dalle merci pesanti è fondamentale su più fronti per la città di Venezia. Ma, quindi, sostanzialmente, per rispondere alla domanda su quali fossero le tipologie di merci che venivano importate, si può rispondere che da una parte vi sono i prodotti alimentari, diciamo, per quanto riguarda il Mediterraneo occidentale, le nocciole possono essere un esempio, ma se ne possono fare molti altri. Dall'altro l'importazione di materiali legati, cioè o direttamente materiali tessili, quindi diciamo, tessuti di vario tipo, lana e cotone, oppure materiali che invece servivano come fissanti o comunque come mordenti per l'industria tessile. Quindi questo è l'altro côté che è estremamente interessante. E per dire, l'assicurazione su un singolo carico di cuoio che muove da Valenza, mi sembra, a Venezia sono 1300 fiorini, cioè una cifra, diciamo, comunque consistente per un carico costituito solo da pellame. E quindi, diciamo, questi sono dati che mi sembrano molto interessanti, perché ci consentono veramente di misurare quale fosse la connettività fra le due parti del Mediterraneo e di abbandonare una visione di Venezia come proiettata unicamente verso il Mediterraneo orientale. Venezia aveva significativi interessi nel Mediterraneo occidentale, e interessi che si articolano in un rapporto con il Regnum, in un rapporto con il Mediterraneo, con la Spagna, e che conducono a un numero singolare, a un numero molto interessante di veneziani presenti anche in area iberica. E questo mi sembra un dato particolarmente interessante. Voglio citare solo brevemente un caso,
c'è questo personaggio che si chiama Brappivido, che diventerà sopracomico nell'armata del Doge, dello sventurato Doge Falier, il quale sostanzialmente comincia la sua carriera, si dice che con una cocca stava appunto importando merci da Creta e Cipro verso Recte Maioricas, questa espressione è molto interessante, e sostanzialmente si vede come poi lo stesso personaggio si trovi a trasportare merci, ad essere sostanzialmente il patronus di una imbarcazione che invece trasporta metalli, metalli preziosi verso Cipro e Famagosta, e successivamente diventa sopracomito dell'armata. Quindi vediamo come non solo ci sia una integrazione fra diverse aree del Mediterraneo, ma come anche le stesse figure commerciassero su scenari diversi e con tipi diversi di imbarcazioni. Ecco, questa a mio parere è un'idea molto interessante. Ecco, ma commercio e navigazione, per citare un classico un po' della storiografia di Marco Tangheroni, in rapporto però anche alle istituzioni, al Senato in particolare, quindi se, diciamo, se le mune sono un po' il modello della navigazione gestita direttamente dal Senato, questo tipo di navigazione per cui tu invece hai deciso di approfondire la tua ricerca, le istituzioni come si collocano, ecco, dal loro punto di vista? Purtroppo è molto difficile dire come si collochino le istituzioni e come le istituzioni vogliano invece che i posteri leggano come loro si sono poste nei confronti del commercio. Questi sono due piani purtroppo molto difficili da scindere, però sicuramente quello che sto dicendo oggi non è che a Venezia esistesse un tipo di navigazione totalmente libera, svincolata da ogni norma. Lo Stato poteva agire in vari modi, per dire, nel caso di conflitti, lo Stato poteva inviare il capitano del Golfo, il capitano Sgurfi poteva essere dislocato nel Mediterraneo orientale anche in protezione di navigli privati che dovevano viaggiare di conserva e che quindi venivano tutelati da parte dello Stato. Lo Stato naturalmente interveniva nel stabilire, quello che succede anche oggi, i dispositivi di sicurezza minimi, diremmo oggi, delle imbarcazioni, cioè quelli che erano un numero minimo di balestrieri, un numero minimo, in alcuni casi si interviene nel limitare il numero di navi che in un dato momento possono varcare sostanzialmente lo stretto di Dardanelli, in altri casi si interviene affinché non possano passare quello che viene detto a capite Bursani Supra, cioè. E sostanzialmente si vede come lo Stato intervenga in numerosi casi, soprattutto nella regolamentazione di quella che doveva essere la zavorra. Questo è un tema molto importante. Naturalmente andava a scapito del carico, nel senso che bisognava riempire la zavorra di materiale, e però qui c'è anche l'intelligenza da parte dei mercanti di riempirla magari di allume, che è menzionato fin dagli statuti Zeno, di riempirla di sale, di riempire sostanzialmente, di permettere di giocare su una norma stabilita allo Stato per invece poter, diciamo, sfruttare a proprio favore anche le norme. Lo Stato interviene naturalmente nel caso del contenzioso di natura commerciale, per cui ci sono le dispute che vengono risolte dalla curia di petizione e dalla curia del forestier, sebbene purtroppo lo Stato molto lacunoso di entrambe, come è noto, renda molto difficile capire. Sicuramente abbiamo una frazione di quelle che devono essere state le cause nella curia di petizione e nella curia del forestier, però anche qui è interessante notare come le istituzioni, il diritto sia comunque un diritto molto flessibile che si adatta a una città di mercanti, per cui sostanzialmente nei processi di natura commerciale non si vedono le parti agire in maniera dogmatica, ma quanto più possibile si cerca in primo luogo di trovare accordi di natura extragiudiziale. Se questo non è possibile e la causa si trascina, comunque di cercare una qualche forma di regolazione della disputa che possa soddisfare entrambe le parti. Ecco, lo Stato interviene quindi nella regolamentazione dell'armamento delle imbarcazioni, in alcuni casi impedisce ad alcune navi particolarmente vetuste di andare in acqua. C'è un esempio bellissimo nel caso della mula dei pellegrini, in cui si dice veteret marcissima, addirittura è la descrizione delle navi che venivano aperte ai poveri pellegrini che si recavano in Terra Santa.
E quindi sostanzialmente sì, è un rapporto dialogico quello tra il commercio privato e il, diciamo, tra il navigo disarmato, per essere più corretti, e le istituzioni veneziane. Il rapporto è chiaramente si estrinseca anche nella stipula, naturalmente nella stipula di patti commerciali, per cui chiaramente la stipula di patti commerciali è fondamentale per permettere la presenza di veneziani. Infatti i veneziani hanno questa caratteristica, che probabilmente il primo atto che fanno quando si installa in un nuovo territorio è chiedere un trattato commerciale di qualche tipo alla potenza che ha avuto la, so se dire, fortuna o sfortuna degli ospitali. E quindi sostanzialmente anche in questo lo Stato gioca un peso. Sarebbe molto interessante, appunto, un lato della mia ricerca dovrebbe essere anche questo, cercare di capire quali fossero le dinamiche tra le comunità veneziane nel Mediterraneo, le autorità veneziane e le elite locali. Questo è un altro tema che secondo me sarebbe molto interessante da approfondire, cioè quali sono gli spazi, tra virgolette, di gioco di queste delle comunità mercantili veneziane nel Medioevo. Parliamo del Mediterraneo occidentale, ovviamente. Sì, occidentale, ma diciamo anche il Mediterraneo orientale è stato molto studiato in questo senso, però credo sì, sarebbe interessante un'analisi che, diciamo, analizzi entrambe, cercare di capire quali siano differenze e similitudini tra le due parti del Mediterraneo, nell'atteggiamento veneziano rispetto alle due parti del Mediterraneo. Questo credo sarebbe una cosa molto significativa, e per il 300 ci sono purtroppo molti pochi studi. Beh, penso che la parte più interessante del tuo lavoro, di lavorare comunque su documentazione come i dossier dei procuratori di San Marco, è quello di avere anche un po' un affresco biografico su una vicenda personale. A tal riguardo, forse la vita di Fresco Querini può essere anche molto interessante per delineare quelle che sono un po' alcuni caratteri di questa figura, sia dal lato umano, politico, che ovviamente commerciale, giusto? Sì, la figura di Fresco Querini è particolarmente interessante perché ho voluto fare una specie di controprova del mio ragionamento. Cioè, se da un lato la mia tesi verterà principalmente su mercanti che provengono da famiglie meno note del patriziato veneziano, quella di Fresco Querini vuole essere la controprova e cercare di capire se prendiamo una persona che appartiene al gota politico della città, perché stiamo parlando di una persona che diventerà procuratore Querini, di Querini, certo. In Querini, quindi, peraltro, diventerà procuratore del Supra, quindi praticamente la seconda carica dopo il Doge, volevo vedere quali fossero le forme di commercio le relazioni tra politica e commercio in una singola figura. Ecco, la figura di Fresco Querini è interessante perché è un personaggio, oltretutto è un personaggio che vive nella prima metà del 300, deve essere nato tra gli anni 90 e gli inizi del 300, muore nel 1348 verosimilmente di peste. Il dossier di Fresco Querini permette di fare una serie interessantissima di considerazioni, tanto di storia sociale, sono descritti gli ultimi momenti di vita con i parenti che vengono a supplicare soldi da quest'uomo ricchissimo che lascia al Pias Causas 13.000 ducati, quindi una somma notevolissima, tanto di natura politica, perché Fresco Querini è ambasciatore una decina di volte, ricopre una serie di cariche anche di natura navale molto interessanti, e diventa poi la definitiva consacrazione prima come senatore e poi come procuratore di San Marco. E come senatore promuove una serie di iniziative interessanti, per dire, lui è una delle persone incaricate di scrivere al Papa per quanto riguarda lo stabilirsi di nuove relazioni con il sultano d'Egitto dopo chiaramente i dissidi, diciamo, dopo il bando sul commercio con i paesi musulmani. E questo consente di apprezzare davvero la poliedricità, cioè consente di apprezzare davvero i vari aspetti di una singola figura. E a livello commerciale, l'aspetto interessante è che Fresco Querini, cioè il procuratore di San Marco e Supra, detto, la persona in cui nome ancora oggi, non so se qualcuno di voi immagino l'abbiate visto nella Pala d'Oro, c'è ancora oggi scritto nella dedica il nome di Fresco Querini, cioè nel Santa Santorum del potere marciano c'è il nome di Fresco Querini. Ecco, questo personaggio si dedicava essenzialmente a tutti i diversi tipi di navigazione, cioè ci sono naturalmente investimenti nelle mude, ma a fianco agli investimenti nelle mude c'è per esempio l'invio di, questo era un dato già noto a Lane, è stato segnalato, l'utilizzo di navigo disarmato per inviare, in questo caso materiali, nel suo caso materiali preziosi, soprattutto argento,
nella zona di Famagosta e Cipro. Quindi da una parte abbiamo l'utilizzo di navi disarmate per l'invio anche di merci pesanti, anche di merci preziose, questo è un dato, a mio parere, molto interessante. E dall'altro abbiamo l'utilizzo di forme di navigazione diversa, anche navigazione disarmata nel contesto soprattutto dell'area di Trebisonda, che ci consentono davvero di apprezzare una realtà molto più sfaccettata di quanto immaginassimo, perché nel 1346, temendo che non arrivasse la muda, i mercanti, questo è possibile ricostruirlo tramite un'interessantissima lettera di cui, se c'è tempo, potrei leggere un estratto, i mercanti in loco decidono di rischiare con una nave, con un naviglio disarmato, e trasportare seta e tele direttamente verso il testo della lettera è estremamente affascinante. Leggo solo due righe per sì. Per le novelle che noi avemo de Constantinopoli fatte a dia 26 di agosto ed eccetera, e per la lettera che io ricevei da ser Andriol Querin, el me scrive come gli appar novelle de Cipro che lo ieri in manda i nostri de cantera 50 de sede e che si avea de 20% mio marcando in lui. Sino sallo che la se compra i cotoni aspri diese più de quello che il sa. E si mi scrive che se io avesse seta talani, che io la potesse vendere, che la me venisse venduta per peli 50, che me consiglia che io la vendessi avanti Caregno, prima della Quaresima. O per le novelle che noi avemo del fatto de Zara, che noi avemo come re d'Ungheria si è entrato in Zara. E poi dice, che io, immaginando tutte cason, non me par che le Galie debba venire stano de qua. Così, a tutti i marcadanti che se qua hanno lizzato uno legno per andare in Costantinopoli, con la qual va da 5 mercadanti, con lo qual è Andrea da Milier diese de sede de veneziani. Parme che non sia piccolo risico a risicar con un naviglio piccolo ed andare in Chirisonda, in prima cargar del lume, la metà del cargo o più, o dell'asse partire e andare in Costantinopoli, e al più breve che si potrà partire de Chirisonda sarà a dia 25 di settembre. E la lettera è datata 15 settembre. È estremamente affascinante perché in questa lettera vediamo davvero un esempio di tutto quello che dicevamo prima, cioè la connettività delle isole, un mercante che ha perfettamente contezza di tutto quello che politicamente sta accadendo lì vicino, che fa una serie di considerazioni, diremmo quasi geopolitiche, riguardo quindi al timore che non arriveranno le galee, e quindi cosa fanno i mercanti veneziani? Noleggiano un piccolo legno, cioè un'imbarcazione purtroppo, non sappiamo cosa sia, è verosimile che questa imbarcazione sia una cocca, visto il carico che deve sostenere, e appunto, questa imbarcazione cosa fa? Deve recarsi a Costantinopoli, ma non prima di aver fatto una specie di periplo del Mar Nero, nel quale si prevede di caricare dell'allume assieme alla seta a Chirisonda, oggi Geresum, che poi deve muoversi verso Costantinopoli. Cioè qui vediamo perfettamente come merci pesanti e merci sottili si integrino perfettamente e uno compenetri l'altro, e oltretutto vediamo l'importanza dell'analisi di una singola vicenda per cercare di gettare luce su quale fosse l'utilizzo dei navigli disarmati all'interno del sistema commerciale veneziano. Ecco, e questo a me sembra molto interessante, perché vediamo come il singolo personaggio, in questo caso Fresco Querini, ma diciamo Fresco Querini è l'esempio, diciamo, il contrario, cioè un esempio che io faccio per dimostrare come anche gli strati maggiori del patriziato veneziano, cioè un Querini, procuratore di San Marco, in realtà investisse sul naviglio privato, investiva sulla muda dei cotoni, perché muoveva, manda gente a Cipro dicendo che se non si può comprare oro si può investire tranquillamente in cotoni o in pepe. E allo stesso modo i suoi figli commerciano a Trebisonda merci che sono sia sete sia tele. E questo è interessante, compare più volte l'espressione a baratto de tele, cioè vengono scambiate tele più metalli, più metalli preziosi oppure contanti per seta. Quindi vediamo perfettamente in questo caso come ci sia una compenetrazione tra questi due sistemi. E ecco, questo mi sembra l'aspetto forse più significativo, ma insomma, se volete poi di questo dossier parlo molto volentieri perché mi è davvero affascinante. Beh, a proposito di compenetrazioni, un altro aspetto che
mi pare sia comunque ancora oggi molto da valutare e probabilmente, se prendiamo la definizione di Mediterraneo o secondo quella proposta appunto da Fernand Braudel, è l'idea un po' che il legame fra Venezia e il commercio del Mediterraneo in realtà avesse anche un stretto rapporto con tutto ciò che avveniva nell'entroterra italico. Quindi il tentativo un po' di collegare e di non tenere separati questi due compassi, in realtà forse anche attraverso l'analisi di queste figure, di queste piccole biografie, può essere utile per mettere in luce un aspetto che tendenzialmente si usa sempre citare all'interno della bibliografia, rialzo, ponte fra Oriente e Occidente. Ma alla fine poi riuscire a capire effettivamente come le reti commerciali riuscissero ad espandersi nel Mediterraneo e contemporaneamente magari le stesse figure avevano interessi anche all'interno della terraferma, ecco, questa è tutta un'altra questione. Sì, c'è una bellissima espressione che è giochi di scala usata da Isabelle Cousin-Bron nel definire appunto questa contemporanea espansione di Venezia tanto nel Mediterraneo quanto nella della terraferma. Effettivamente io credo che le due dimensioni, di nuovo, credo che qui ci sia tutto il peso del mito. Cioè c'è la famosa immagine che è proprio di Venezia postergare, è bellissimo questo verbo, postergare la terra, cioè girare proprio le terga alla terra e diciamo venerare il mare. In realtà la questione è molto più complessa, perché Venezia può i commerci di Venezia fioriscono grazie al suo inserimento in circuiti diversi, differenti, che si compenetrano. Credo che in questo senso le riflessioni di Epstein, per dire, sulle diverse regioni economiche, come queste si possono integrare, siano molto interessanti nel definire cosa si intende per Venezia. Noi spesso lo diamo per scontato, però mi ha molto colpito un'espressione che ho trovato in un volume recente su Venezia e Aragona, molto interessante, di porti come nodi marittimo-terrestri. Ecco, credo sia importante dire che siano dei nodi, cioè delle parti di un percorso che si snoda, che va grosso modo da Barcellona fino a Novgorod. È stato studiato da Menis, ma è molto interessante notare come Venezia si inserisca perfettamente all'interno dei traffici che muovono tanto verso lungo la direttiva est-ovest, tanto verso la direttiva nord-sud. Per cui questo mi sembra molto interessante, perché ci consente davvero di immaginare Venezia come un punto di una rete, un punto che collega terra e mare e che permette lo snodo di traffici che avvengono grazie allo scalo rialtino. Per cui in questo senso è molto interessante notare come ci sono traffici che partono dal Friuli, che consentono l'arrivo di merci a Venezia, poi lo smercio di queste merci in altre parti del Mediterraneo. Abbiamo altre occasioni in cui invece abbiamo traffici a lunga distanza che poi consentono in realtà lo smercio di prodotti presso anche l'entroterra di Venezia. Ecco, io credo sia molto interessante notare come la dimensione terrestre e quella marittima di Venezia siano due dimensioni che si compenetrano, soprattutto quando si guarda il traffico di cabotaggio. Traffico di cabotaggio che avviene tanto con l'area friulana quanto con le due sponde dell'Adriatico e che ci consente davvero di osservare un'integrazione tra vari tipi di viabilità, per cui la viabilità terrestre, la viabilità lacustre, l'utilizzo dei fiumi, per dire, è un altro tema che a me sembra davvero affascinante. E credo in questo senso che sia molto interessante vedere il fenomeno Venezia, tra virgolette, in una prospettiva che tenga in conto non solo l'immagine che le fonti ci hanno voluto presentare di Venezia, ma quello che si può inferire invece da altri tipi di fonti che ci consentono invece di apprezzare l'integrazione fra percorsi diversi. Ma il tuo progetto di ricerca ha a che fare anche con quelle che sono un po' no? È una di quelle figure spesso anche molto studiate della storiografia, il mercante veneziano. Ovviamente si sono approfondite soprattutto i singoli mercanti, per cui effettivamente invece un lavoro più ampio nel tentativo di categorizzare nel suo insieme questa figura potrebbe essere forse anche fornire qualche dettaglio in più. Ma quindi esattamente che tipo di mercante
veneziano viene fuori da una ricerca così impostata, un mercante ibrido, non dedicato totalmente all'Oriente, nemmeno all'Occidente, non soltanto al commercio marittimo, ma nemmeno solo a quello terrestre. A mio parere la strada maestra in questo senso è stata tracciata al solito da Gino Luzzatto in un articolo pubblicato sulle Annales, intitolato Les activités économiques d'une profession vénitienne, nel quale appunto egli si interrogava su quale fossero le varie forme di investimento dei patrizi veneziani. E nella serie di esempi che vi presenta si nota proprio questa complementarità tra parti diverse del Mediterraneo e il tentativo appunto di usare i procuratori di San Marco per dimostrare che il ritratto che noi abbiamo del commercio medievale di Venezia probabilmente è un ritratto molto viziato. Noi siamo abituati a costruire, e questo è anche un po' la mia difficoltà nel senso di trovare bibliografia su questo, che esuli da questo paradigma è difficile. Siamo abituati a pensare al mercante veneziano come Romano Mairano, Andrea Barbarigo, Marco Polo, ci sono almeno una decina di figure esemplari di mercante dal 200 fino al 400, però mercanti eroi, le famose figure dei mercanti eroi, ecco, io credo che invece uno studio seriale, almeno questa è l'idea finché era possibile, diciamo, accedere agli archivi in maniera più libera, spero lo sarà in futuro, uno studio seriale dei mercanti nei procuratori di San Marco ci consente di avere un'idea molto più interessante di quali fossero le famiglie che partecipavano ai traffici, quali fossero i tipi di traffici, e soprattutto ci restituisce l'immagine di un mercante che investe in tipi diversi di navigazione, investe in contesti diversi, Mediterraneo orientale o Mediterraneo occidentale, e investe in tipologie di merci diverse. Per cui persino Fresco Querini poteva investire in lana, in tessuti, in argento, in oro, trasportare monete di zecca direttamente a Famagosta. Cioè, questo ritratto del mercante veneziano, di nuovo, ci consente di immaginare un mercante che si muove su più fronti. E questo credo sia un qualcosa di molto significativo per l'articolazione della figura, le riflessioni che noi faremo sul mercante. E, è un mercante che sfrutta anche molto le strutture familiari. C'è un bellissimo passaggio nel The Via Italiana to Capitalism di Pezzone, nel quale appunto si descrive il capitalismo italiano alla natura familiare. Ecco, a me ha sempre colpito appunto la natura familiare, il fatto che per dire a Venezia due fratelli fossero considerati automaticamente dei soci d'affari. Il peso della famiglia nel finanziamento degli affari, questo è un altro elemento che io trovo molto interessante. Per cui, a mio parere, quello che ne emerge da questo ritratto sono delle sfaccettature, un mercante veneziano più sfaccettato e più complesso rispetto a quanto si potrebbe immaginare. Cioè, da un lato c'è l'importanza della struttura familiare, del network, dell'organizzazione del commercio veneziano. Dall'altro una dinamica più complessa di quanto forse ammettiamo tra le istituzioni e le comunità veneziane al di fuori di Venezia e i singoli mercanti. E poi ancora c'è il tema, a mio parere, molto interessante, che è la poliedricità delle attività del mercante veneziano, che consente davvero di una riflessione più ampia su come definiamo il mercante nel Medioevo e come noi immaginiamo il commercio non solo della città di Venezia nel Medioevo. Ecco, questo era quanto. Ti ringrazio, e è stato anche molto puntuale nel concludere la prima parte di questo seminario, e allora non possiamo che dare inizio alla prima parte. Dunque, sì, c'era una domanda, abbiamo una domanda su Facebook, chiedo gentilmente al tecnico di mandarla in onda, ed è una domanda sul rapporto con le elite locali, però non si è connesso.
Ho inviato un messaggio a Luigi. Okay. Attendiamo qualche altro riscontro. Questo seminario mi consente anche di rompere di questo confinamento. Ah, ecco, allora c'è a Oxford, immagino. Sì, sì, purtroppo chiunque arriva qui, sono per 10 giorni sono costretto nella mia stanza senza possibilità di uscire. Allora, c'è un intervento da parte di Umberto Signori, che è un assegnista postdoc all'Università di Haifa. E se chiedo gentilmente al tecnico di inoltrarlo sullo schermo, così può leggere anche Nicola Carotenuto, approfitto anche per leggerlo. Complimenti ovviamente al dottor Carotenuto per la bella ricerca e vi chiederei per quanto possibile di approfondire la questione sulla narrazione storiografica veneziana che racconta spesso l'accesso alla navigazione commerciale come un primato del patriziato e nell'eventualità un'analisi critica delle fonti può modificare questa visione, come riuscivano materialmente poi magari le istituzioni veneziane a garantire una vigilanza che consentisse un accesso gerarchico poi a questa risorsa. Beh, è una domanda interessante, ringrazio anche l'amico e collega Umberto Signori, perché in realtà si ricollega spesso a un altro seminario che cureremo nel mese di maggio, ovvero quello sui rapporti fra popolani e patriziato nella gestione del potere. In questo caso, capo Carotenuto, ti tocca rispondere per la parte economica, ecco, una eventuale collaborazione. Hai trovato un riscontro di eventuali collaborazioni o figure non attinenti o non parte del circolo, insomma, del solito giro del patrizio veneziano? Sì, questo è un dato, ecco, ringrazio per la domanda perché mi consente di approfondire un altro elemento della ricerca che mi sembra significativo. Prima di tutto si nota la partecipazione ai traffici di famiglie, tutto sommato addirittura secondarie all'interno del patriziato veneziano, ma che comunque hanno fatto fortuna grazie anche alla navigazione privata. Un caso molto noto in questo senso sono i fratelli Cocco, che appunto erano già stati segnalati a Luzzatto, ma sostanzialmente è molto affascinante notare come i commerci con il Mediterraneo occidentale potessero rendere piuttosto benestanti. E soprattutto nell'ambito delle grazie, ma anche dei commemoriali, si nota molto spesso come in realtà, frodando le autorità veneziane, molto spesso navigli formalmente di proprietà veneziana, magari, erano in realtà noleggiati a stranieri, oppure il patronus poteva essere veneziano e la nave poteva essere di proprietà invece addirittura di stranieri. In questo senso si trovano molti casi interessanti perché consentono davvero di misurare una partecipazione attiva di personaggi che noi tenderemmo a immaginare come non partecipanti al commercio veneziano, cioè appunto i patrizi di famiglie minori e persone che invece provenivano, erano al di fuori dell'elite del patriziato, quindi potevano essere o cittadini originari o addirittura stranieri. Questo è particolarmente affascinante sia per il Mediterraneo occidentale, dove ci sono degli esempi molto, molto significativi, ne posso tranquillamente fare qualcuno, appunto ci sono degli esempi, per dire, non lo so, famiglie anche secondarie, come possono essere i Dalle Chiodare, che per esempio hanno una nave che viene patroneggiata da un Trevisan che trasporta materiale da Tortosa a Venezia. E ci sono in questo senso, io credo che appunto una critica delle fonti possa consentire di avere un ritratto diverso, e questo emerge soprattutto quando noi vediamo tutto quello che viene sanzionato dalle autorità veneziane. Quindi, per quanto riguarda sia occasionalmente nei commemoriali, ma soprattutto nelle grazie e in quello che rimane, diciamo, delle curie, si vede con molta evidenza come la partecipazione al commercio veneziano non fosse limitata solo a
le famiglie leader del patriziato Venezia. E questo è un dato che a me sembra molto affascinante, perché consente di immaginare un numero di famiglie che partecipavano molto diverso. E quando si vedono, per esempio, le famiglie multate dall'Officium de Navigantibus, o meglio, le famiglie che hanno ottenuto una grazia dopo una multa dell'Officium de Navigantibus, quindi non è una frazione di quelle che devono aver frodato le autorità veneziane, si nota con grandissima evidenza come partecipassero a questi affari anche famiglie che non appartenevano alle principali, diciamo, alle famiglie leader di Venezia. Per cui credo in questo senso che sì, una revisione delle fonti, vedere le fonti in maniera diversa, in maniera più completa, possa davvero consentirci di avere un ritratto diverso della navigazione veneziana. Non so se ho risposto, se no sono... Allora, sì, hai risposto. Peraltro magari sarebbe interessante riprendere poi questo discorso con Claire Jude della Riviera e Martin van Gelder, sarebbero anche molto entusiaste. Abbiamo un intervento in cam, se per favore la regia lo porta direttamente in visione, così... Prego, salve! Buongiorno, buonasera, io sono a New York, il fuso orario. Mi sentite bene? Mi sente? Sì, molto grazie, bene, grazie. Mille agli organizzatori. Prego. Una lecture. E volevo chiedere, volevo seguire un po' sul quel commento, lavoriamo sull'interazione tra cittadini ed elite locali, magari anche nel mondo islamico, no? E volevo fare una domanda. Io lavoro sulla Cairo, sulla Genisa del Cairo, che in teoria sarebbe un repositorio interessante per fare questo tipo di comparazione, però c'è un problema cronologico, mi sembra, giusto? I documenti che io posso avere sono undicesimo e dodicesimo e c'è poco da fare, d'accordo, vabbè. Andando allora sull'altro lato del Mediterraneo, dato che Nicola mi sembra di capire che tu hai passato un sacco di tempo nell'archivio Datini, io so che ci sono lettere giudeo-arabe lì e c'è forse qualcosa da fare. Tu che hai visto i documenti, che hai passato tempo nell'archivio, io non ho avuto modo, secondo te quello potrebbe essere un modo interessante per collegare le due rive del Mediterraneo? Non lo so, per rispondere alla tua domanda, dunque, sì, purtroppo i Datini, per quanto tempo ci si possa passare, credo che ci vorrebbero forse una decina di vite per riuscire a venire da capo anche solo di una frazione. Qui confesso che le lettere che tu hai menzionato io non le ho viste, e anche perché confesso che l'arabo è una delle cose che vorrei imparare, ma non so ancora, per cui non sono nella misura di risponderti. Però vorrei risponderti sulla collaborazione fra elite locali, e vorrei risponderti con due esempi. Allora, il primo è quello che succede con una disputa che avviene diciamo nel Canato, ed è molto interessante perché a un certo punto c'è un veneziano che litiga con il console in loco, e a un certo punto mi sembra si tratti della Tana, e a un certo punto appunto c'è questo caso molto interessante in cui, invece di cercare di risolvere il conflitto all'interno della comunità, questo veneziano riesce a perorare la sua causa dalla moglie del Khan, la quale fa arrestare il console dei veneziani, il quale oltretutto è costretto a umiliato a passare la comunità veneziana per pagare il suo riscatto. Per cui questa è l'idea di quale potesse essere la compenetrazione fra i veneziani e le elite locali. È un rapporto molto complesso. Il caso che è stato studiato da Gaio Triste per Alessandria chiaramente dimostra la natura complessa di queste relazioni, ma che esistevano. E ecco, secondo me è molto interessante quello che diceva Francesca Trivellato sulle diaspore, cioè che noi le immaginiamo sempre come delle capsule assolutamente impermeabili a quello che è, come perfettamente unite al loro interno e assolutamente impermeabili alla realtà esterna. Invece non è così. Cioè, il caso di Fresco Quirini, poi approfondirò questo, spero di riuscire a pubblicare su questo tema, ma insomma c'è un caso molto interessante, perché c'è un caso molto interessante a Trebisonda, in cui ci sono mercanti latini che collaborano con mercanti di Tabriz per la costruzione di una nuova arteria commerciale che consentiva di diminuire il tempo di viaggio tra Tabriz e Trebisonda, che passava peraltro anche attraverso la Georgia. Per cui insomma mi sembra di poter rispondere che sì, ci sono assolutamente delle forme di collaborazione,
anche, diciamo, secondo me non c'è nessuna preclusione di tipo religioso, per cui la collaborazione, insomma, è sicuramente molto stretta ed è improntata a motivazioni di tipo commerciale. C'è un passaggio in Piegolotti molto interessante che riguarda Tunisi, ma si può estendere anche ad altre realtà, che dice che è possibile ingannare le autorità musulmane per quanto riguarda la misura della giara d'olio, e forse se ne guadagna anche qualcosa. Però una volta che ti scoprono che tu li hai frodati, poi non fai più affari con loro. E dicevano, meglio essere frodati una qualche volta ogni tanto che proprio perdere l'accesso ai mercati locali. Per cui questo mi sembra molto interessante, che il linguaggio della fiducia si addirittura travalichi le fedi, per cui la stessa fiducia tra mercanti si estende anche ai partner commerciali, evidentemente, di Tunisi. E questo, secondo me, dice molto sui rapporti tra Venezia in loco e le comunità locali. Non posso rispondere a te. Se posso intervenire, certo. Su questo stesso tema, molto simile, proprio c'era un saggio di Christian Caselli nel volume sulle diaspore, dove metteva in luce anche un ulteriore livello intermedio di collaborazione tra comunità ed elite, che è quello dell'aiuto, del sostegno che alcune comunità davano ad altre comunità per entrare in comunicazione con l'elite del posto. Del caso, per esempio, dei fiorentini ad Alessandria d'Egitto alla fine del 400, che ovviamente giungevano lì con un retroterra diplomatico, politico ed economico ancora acerbo, e si fecero sostanzialmente aiutare, sostenere da genovesi e veneziani per entrare in contatto, banalmente corrompere gli ottomani e con la corte mameluca, in realtà. Sì, secondo me è anche molto interessante capire cosa si intenda con il termine veneziani. Cioè, molto probabilmente si facevano passare per veneziani all'estero una serie di persone, cioè addirittura nei trattati, cioè in un documento ufficiale, è previsto che i trattati valgano pro venetis et quibus se pro venezianis faciunt. Ora, bellissimo questo pro veneziani, cioè bisognerebbe capire come sia possibile che delle persone evidentemente non veneziane, cioè questo ci dà l'idea anche di quanto fosse labile il concetto di identità veneziana nel Medioevo, ed è estremamente affascinante, nel senso che, appunto, i rapporti che ci sono, prima di tutto, io credo che un altro tema interessante sia i rapporti tra le comunità italiane in loco, cioè vediamo molto spesso delle collaborazioni tra la comunità veneziana e quella genovese al di fuori di Venezia, senza alcun problema, anche in periodi in cui c'erano tensioni tra le due realtà. Cioè, questo è un dato che a me sembra significativo, cioè vediamo collaborazioni, c'è un caso molto famoso di un pisano che lascia nel suo testamento a Cipro, mi sembra, delle donazioni ai pisani, ai genovesi e ai veneziani, in parte uguali, un po' per ciascuno. Anche questo mi sembra interessante, perché attesta anche la collaborazione che esiste tra diverse diciamo comunità diasporiche, se vogliamo usare questo termine, al di fuori di Venezia, che travalicano anche quelli che possono essere le tensioni politiche che esiste tra Venezia e altre realtà. Ecco, allora io approfitto per salutare Lorenzo Bondioli, o se ha qualche altra domanda da porci? No, domanda risposta, volevo solo aggiungere sì. Che se Nicola vuole imparare l'arabo sono felicissimo, però secondo me una cosa che è mancata è la collaborazione in questo ambito. La storia del rapporto tra mercanti nel mondo islamico è spesso scritta dall'archivio italiano. Secondo me sarebbe veramente interessante cominciare ad avere delle collaborazioni. E quindi volevo chiedere, però devo guardare al 300. Per te vogliamo collaborare, devo guardare... Io sono più che disponibile, compatibilmente con gli orizzonti cronologici della esatto. Mia ricerca e le mie limitate conoscenze. Quindi deve essere il 300. Al Cairo ci sono, nell'archivio di Stato ci sono fior fiore i documenti. Allora, il problema è che la cancelleria mameluca è stata letteralmente venduta a peso a fine 300, per cui i documenti... ivi conservati sono molto pochi. Da quel pochissimo che io so, ci si basa sostanzialmente su fonti di tipo narrativo, ci sono... Però anche questo è un po' un mito, l'assenza dell'archivio islamico, anche questo è un po' un mito. È vero, di documenti di Stato mamelucchi magari non tanti, ma ci sono fior fiori di documenti privati di sì. Periodo mameluco. Spesso sono fondazioni pie, è difficile trovarci il commercio, però non è impossibile, spesso fondazioni pie hanno a che fare con i mercati, hanno a che fare con i fondaci... Lo so, io ho visto una lunghissima...
Ma vuole, cioè davvero, se è un lavoro da fare, secondo me. Mi farebbe sicuramente molto piacere. Anche a me. Buona giornata, grazie ancora. Grazie. 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 C'è una domanda da Giuseppe Guglino che chiedo anche, ecco, grazie mille, ci chiede sostanzialmente se è possibile in qualche modo quantificare all'inizio del 300 questo rapporto fra terra e mare. Effettivamente lo colloca all'inizio del 300 perché la congiura di Baia Montetiepolo è che ovviamente si era sposato con un'altra serie di patrizi, per cui Badoero, Badoera, ma anche i Querini, come hai citato prima, era il segno anche di un patriziato con interessi sulla terraferma, e quindi è ovvio, forse uno dei momenti di tensione maggiori da quel punto di vista, e magari sarebbe interessante capire, ed effettivamente una domanda che era venuta in mente anche a me, provare a quantificare, c'è una possibilità di quantificare in qualche modo? Difficile quantificare, io posso dare dei dati indiziari su quelli naturalmente da versante economico, perché la mia conoscenza della storia istituzionale di Venezia è estremamente limitata, e sicuramente Giuseppe Collino sa infinitamente di più. Non economico. Cosa? Sì, sì, no, da un punto di vista economico mi sembra sicuramente quasi tutti i dossier che ho esaminato nei procuratori di San Marco si vede chiaramente come i patrizi veneziani anche nella prima metà del 300 abbiano consistenti interessi in terraferma a livello di proprietà. A livello di proprietà che in alcuni casi vengono messe a frutto e i prodotti vengono anche trasportati dalla terraferma, sia per dire, ho lavorato su un dossier che è quello di Nicoletto da Pesaro, che possiede un appezzamento di terra a Chirignago, quindi vicino Mestre, in altri casi invece abbiamo commerci con i Friuli. Sostanzialmente, a mio parere, quello che emerge a livello economico è che ci sono significativi interessi di tipo economico del patriziato nei confronti della terraferma anche nel 300. Però chiaramente anche qui, purtroppo, ricostruire gli interessi privati è enormemente difficile, perché noi possiamo solo mettere assieme quelli che possono essere i dossier dei procuratori, cioè quello che si è conservato, o occasionali menzioni di possedimenti che incorrono in un qualche tipo di sanzione o in un qualche tipo di menzione da parte delle autorità pubbliche. Di nuovo, siccome il materiale delle curie è estremamente frammentario, anche qui, la mia impressione comunque è, almeno quello che posso dire, è che sicuramente in tutti i dossier dei procuratori che ho esaminato finora, circa una ventina, si vedono degli interessi in terraferma. Questo è in dubbio. C'è un'altra domanda da parte di Tecla Bigari, Bigiari. Il grano e le spezie erano acquistati per conto della Repubblica, oppure i privati potevano smerciare questi prodotti in proprio? Allora, per quanto riguarda le spezie, dunque le spezie erano soggette ad un regime, sostanzialmente per la maggior parte erano trasportate per mezzo di delle mute del naviglio armato. Questo era esplicitamente previsto dalla Serenissima, per cui sostanzialmente era vietato l'importazione di avere sottile, tra cui rientravano le spezie, per mezzo di naviglio privato. Accadeva spesso, perché abbiamo numerosissimi sanzioni contro privati che le esportavano, però a livello teorico no. Per quanto riguarda invece il grano, il discorso è più complesso, nel senso che il grano veniva importato da parti diverse del Mediterraneo. Nel caso di una carestia, negli anni 40 del 300 vengono inviati navi fino in Sicilia, da cui provengono esportazioni massicce di grano, e il grano invece poteva essere commerciato liberamente diciamo in proprio, ma naturalmente nei periodi invece di carestia la Serenissima poteva allestire dei convogli di navi che andassero a reperire il materiale. Chiaramente anche il grano poteva essere sottoposto ad ordo, era comunque vincolato da una serie di limitazioni, soprattutto nel caso del prezzo di acquisto. La Camera del Frumento essenzialmente serviva per stabilire le necessità nell'area della città, oltre che la banca della Serenissima. E quindi in sostanza invece il grano era, sì, poteva essere commerciato dai privati con alcuni caveat naturalmente determinati dal fatto che questo era fondamentale per il sostentamento della città. Anche su questo comunque c'è, se vuole approfondire, c'è naturalmente il volume di Fabien Fogeron e Nourrir la Ville, nel quale si vede molto dettagliatamente come funzionasse l'approvvigionamento di grano nella città. E il capitolare. Un'altra domanda di Vincenzo
Un'altra domanda di Vincenzo Tedesco, sempre sulle merci, e quindi magari dunque proviamo a leggerla. Ecco, quali merci di pertinenza dei mercati orientali si commerciavano con successo del mercato occidentale? Questa è una bellissima domanda. Una di queste per dire è l'allume, cioè l'allume viene commerciato in quantità davvero colossali. Ora, secondo una stima data da una fonte però ben informata, l'esportazione venivano esportati più o meno annualmente da solamente da Focea, grosso modo, qualcosa come qualche centinaio di migliaia di cantari di allume. Ogni cantare equivale a circa 47,65 kg, per cui insomma venivano trasportate più di 500 tonnellate di allume ogni anno. Solamente la Focea, per cui insomma questa era l'idea di quale dovessero essere le esportazioni. Siccome è un prodotto che serviva come fissante, veniva esportato in tutto il Mediterraneo e serviva soprattutto per l'industria tessile. Delle altre cose che si muovevano da est a ovest, un caso molto celebre è il vino. Infatti Bratividio, che è il mercante di cui parlavamo, stava proprio esportando vino della Romania e di Cipro direttamente verso il Mediterraneo occidentale. Se le interessa, è stato anche fatto recentemente un bellissimo convegno sulla Malvasia a Venezia, insomma sull'esportazione di vino tra Oriente e Occidente, ed è un altro aspetto interessante, cioè il commercio di vino nel Medioevo è stato forse poco approfondito, ma è anche questo a mio parere un materiale, ecco, un argomento molto molto interessante. Per cui ecco, ci sono, ecco, la cosa interessante è che in realtà Venezia produce a livello di produzione di massa pochi prodotti, però riesce a fungere, in teoria tutte le merci sarebbero dovute passare per lo scalo reattivo, in pratica molto spesso le merci, chiaramente per ovvie ragioni, vengono trasportate direttamente dal Mediterraneo orientale, soprattutto usando Cipro, Rodi e diciamo Creta, verso il Mediterraneo occidentale, sfruttando Maiorca e sostanzialmente i territori da Berlino. Quindi questi sostanzialmente possono essere due esempi di merci che venivano commerciate con successo tra Oriente e Occidente. Un'altra domanda da parte di Dario Cantianna. Vuole sapere se la ramificazione delle reti commerciali del Mediterraneo orientale e occidentale era accompagnata da una qualche ramificazione di tipo finanziario. Difficile rispondere. Interessante. Sì, difficile rispondere, nel senso che come avvenisse il finanziamento dei traffici... Beh, magari anche dei prestiti. Prestiti fatti ai diversi potentati del Mediterraneo, qualche signori o anche qualche signore della guerra in Dalmazia, per esempio. We lost, caro tenuto. Dopo dei problemi tecnici. Forse deve provare a riconnettersi. Noi siamo comunque in onda, mi pare, sì. Ecco, siamo solo in onda, forse tra un po' Cartenuto proverà a rientrare, magari provo anche un po' a rispondere io, perché sicuramente questa domanda di Dario Canzian viene anche un po' dall'esperienza della terraferma, perché effettivamente per la mia piccola esperienza una delle modalità in cui Venezia in qualche modo accompagnava anche sui commerci con la terraferma sono anche quelli di prestare denaro ai vari signori, anche alle varie città, pensiamo al patriarca di Aquileia o addirittura anche ai da Camino, ecco, sì, da questo punto di vista. Caro tenuto, si sta per ricollegare e quindi immagino che una domanda del genere sarebbe effettivamente interessante capire. Anche se sul versante del Mediterraneo vi fossero dei legami finanziari, peraltro anche con trattandosi di procuratori.
Da questo punto di vista, probabilmente una risposta potrebbe, almeno per qualche riferimento che mi è capitato di trovare, è sicuramente all'interno dei patti e delle alleanze militari. Lì troviamo una grande, ci sono degli accordi, alcuni capitoli di questi accordi e di alleanze militari in cui Venezia sostanzialmente deve pagare fior di denari agli aragonesi, parlo degli aragonesi, e in particolare nella guerra contro Genova, quindi dal punto di vista finanziario e i rapporti finanziari con le potenze del Mediterraneo abbiamo sicuramente questa parte qui. Provare a capire, forse sarebbe interessante capire, dato che la parte sul versante della terraferma è stato già studiato, per esempio da Reinhold Müller, cioè sugli investimenti. No, Nicola, non sei collegato. Eccolo qui. Ci sei? Scusate, ma il mirabolante Inter dell'Università di Oxford, a quanto pare, è meno mirabolante di quanto sia presente sulla brochure che ci... nonostante le tasse che paghiamo. Mi spiace, mi scuso. Ecco, a tal proposito io provavo un po' a rispondere, anche per contestualizzare l'interesse di Dario Canzian, della sua domanda sulle ramificazioni finanziarie, perché effettivamente da studioso della terraferma è consapevole dell'importanza un po' dei legami e degli investimenti che le realtà della terraferma facevano verso Venezia. Quindi probabilmente lui si interessa, vuole cercare di capire anche sulla parte del Mediterraneo se c'era una sorta di contesto simile. Io ho parlato, per esempio, scusami, ho parlato per quanto riguarda le alleanze militari con gli aragonesi. Ci sono alcuni capitoli in cui effettivamente i veneziani devono borsare denaro per finanziare la costruzione di una flotta da parte degli aragonesi. E quindi questo ovviamente però sempre nel contesto della guerra, di guerre del Mediterraneo, ma magari tu sapresti dirci qualcosa di più sul piccolo commercio, comunque sul commercio di privati. Beh, allora, per quanto riguarda il finanziamento da parte statale, sicuramente anche all'interno dei trattati possono essere utilizzati molto spesso come, ci sono delle occasioni in cui sono i veneziani a farsi, per dire, ci sono alcune occasioni in cui cercano di collaborare con l'Ungheria, con scarsi successi, devo dire, però devo dire che nella maggior parte dei casi a livello finanziario mi sembra che mentre ci sia interesse per quanto riguarda i grandi traffici, nel caso invece dei traffici più piccoli, diciamo, sia più difficile invece vedere come i veneziani incentivino direttamente questi traffici, perché talvolta invece vengono percepiti come una sorta di concorrenza rispetto alla navigazione tramite le mude, che invece domina la maggior parte, diciamo, dei trattati commerciali di Venezia. Naturalmente, questo però, ecco, per dire, nel Mediterraneo occidentale noi vediamo una serie di trattati che principiano, cioè prima con il Regnum, poi con le città della Francia, poi con le città della Spagna e man mano fino ad arrivare al Portogallo, che proprio ci fanno comprendere come ci fosse una serie di imbarcazioni che si muovevano e come in realtà Venezia interviene a favorire quegli interessi nella costruzione della muda, ma allo stesso modo anche negli interessi dei privati. Per cui credo di sì, diciamo, c'è un rapporto, a mio parere, evidente nel caso delle mude, nel caso dell'impegno finanziario della Repubblica, più complesso nel caso del naviglio privato, che invece, diciamo, veniva visto con spesso come una specie di concorrenza indebita rispetto alla navigazione tramite le galee. Per cui non saprei dire se a livello finanziario mi sembra si possa dire che non c'è un impegno diretto su tutti i fronti. Molto spesso il singolo mercante si trova a dover essere finanziato, diciamo, molto spesso anche da, come dicevo, la struttura familiare del commercio veneziano è interessante, cioè il fatto che ancora nel 300 il singolo mercante debba essere continuamente finanziato da fondi che provengono da famiglie o famiglie associate alla sua, e invece raramente ci sia un intervento, diciamo, un impegno finanziario da parte di istituzioni impersonali che finanziano i suoi traffici. In questo senso mi stupiva il fatto che, per dire, ci sia stato una spedizione veneziana a Delhi che è stata finanziata con sostanzialmente fondi di famiglia. Questo è interessante. Però ecco, un altro tema, approfitto della questione finanziaria per dire che, ecco, mi piacerebbe poter approfondire quali fossero gli strumenti di finanziamento e anche a livello finanziario come il commercio veneziano del Medioevo funzionasse. Purtroppo, come è noto, la sopravvivenza di registri
commerciali per Venezia per i 300 è praticamente pressoché inesistente, per cui ci si deve affidare a quel poco che è rimasto, che in gran parte però tendiamo a prendere quello che è avvenuto nel 400 e a cercare di trovare al 300, perché è quello che abbiamo. Per cui diciamo in questo senso è sicuramente un ringrazio Vedo Canzian, perché è una domanda che sicuramente mi permetterà di approfondire un tema che finora probabilmente è stato un po' in ombra nella mia ricerca, però ecco, credo che le domande siano utili anche per questo. Grazie. Chiedo alla regia di trasmettere questa bella riflessione di Salvatore Ciriacono sulla interessante la necessità di guardare al Mediterraneo occidentale, tuttavia non sottovaluterei l'importanza delle merci che arrivavano dall'Asia e dal Mediterraneo orientale. Non vi è carta geografica dell'epoca che non veda come Venezia fosse il terminal delle merci più remunerative. Sì, sono assolutamente d'accordo. Io appunto non propongo oggi... Peraltro in linea anche con la scoperta delle perline veneziane... Lì. E, adesso la scoperta dell'America è stata scritta anche ai veneziani. Temo che sia un po' come Marco Polo, una di quelle ossessioni. Io credo assolutamente che il professor Ciriacono abbia ragione nel dire che entrambi gli aspetti vanno tenuti assieme. Ecco, io credo appunto che finora noi abbiamo visto molto il Mediterraneo orientale. Ma guardare al Mediterraneo occidentale non significa, anche per l'ottica di complementazione che descrivevo prima, immaginare due aree distinte. Cioè sono due aree in accordo, in dialogo, e per quanto riguarda le merci pesanti funzionano da zavorra o anche per trasporto e possono tranquillamente andare assieme a merci più remunerative. Posto comunque che non bisogna dimenticare che anche il commercio di merci pesanti può essere particolarmente remunerativo. Il fatto che la famiglia di Vendramin abbia fatto sostanzialmente fortuna grazie a sapone è a mio parere un aspetto interessante, per cui ecco, a me sembra interessante vedere questi due ambiti come due vasi. Io li ho immaginati come due vasi comunicanti dei quali il Senato cercava di tenere le briglie, qualche volta con più successo, qualche volta meno, e che permettono di osservare un commercio più variegato rispetto a quello che abbiamo visto, ma nel quale naturalmente il Mediterraneo orientale ha un ruolo molto importante, e nessuno lo negherebbe naturalmente, è in dialogo con il Mediterraneo occidentale. Ecco, questa è l'idea. Ecco, su questa proposta di collaborazione fra le due aree del Mediterraneo non ci sono altre domande, così mi conferma anche la regia. Siamo anche qui in perfect timing. Io sono assolutamente disponibile a rispondere a qualsiasi domanda. Prossima ora. Sì, c'è il potete trovare tranquillamente Nicola Carosenuto sulla sua pagina profilo sull'Università di Oxford, e approfitto per ringraziare Nicola per essere stato qui e averci anche un po' illustrato alcuni aspetti della sua ricerca che non vediamo l'ora di vedere conclusa, e approfitto per ringraziare tutti voi che ci avete seguito. Ero numerosi. Vi ringrazio e buona serata. Grazie.